oggi in questa plenaria del Comitato delle Regioni esprimiamo pareri importanti, perché sono il parere sulle disposizioni comuni, il quadro legislativo dei prossimi fondi strutturali del settennato 2021-2027, saranno le regole che sovrintendono all'utilizzo e allo sviluppo anche della politica di coesione per i territori. Esprimiamo un parere sul prossimo Fondo Sociale Europeo Plus, esprimiamo un parere sul futuro della politica agricola comune, quindi per le città e i territori che noi rappresentiamo, per le nostre regioni sono pareri centrali. Se c'è un volto concreto e operativo dell'Europa verso le comunità locali, viene proprio da queste politiche, fondi strutturali, Fondo Sociale Europeo, politica agricola e sviluppo rurale. Per cui è una giornata intensa, ma anche di un punto di vista maggioritario ed unanime delle regioni europee e delle città europee su questi pacchetti legislativi proposti dalla Commissione europea, che auspichiamo saranno ascoltati anche nella fase dei negoziati e presi in considerazione. Intanto io ho detto una cosa anche di fronte alla commissaria Crezzo, che non si può pensare che i negoziati siano un problema solo tra Bruxelles e le capitali nazionali degli Stati membri, quindi come se il tema sia solo tra governi dei singoli Paesi membri e Commissione europea. Il punto di vista dell'Italia deve essere anche un punto di vista plurale. Il governo non rappresenta solo se stesso, la sua maggioranza politica, ma rappresenta anche gli interessi diffusi dei cittadini, delle comunità, delle imprese e anche delle istituzioni locali e territoriali. E cosa dire sul futuro della politica di coesione? Quale approccio avere anche per il prossimo settennato? Auspichiamo che ci siano, come accaduto in passato, anche dei luoghi nazionali dove il punto di vista delle regioni e delle città venga preso in considerazione e che il partenariato non sia solo un tema evocato nei documenti europei, ma sia praticato anche a livello nazionale. La proposta della Commissione europea già contiene ulteriori elementi di semplificazione e noi l'abbiamo considerato positivo. Nel nostro parere abbiamo messo alcune proposte per facilitare ancora di più e meglio l'utilizzo dei fondi europei da parte delle imprese, da parte degli enti locali territoriali, da parte dei cittadini, che sono poi beneficiari di tutte queste misure e politiche. Quindi tutto ciò che può aiutare alla semplificazione va fatto, ma ci dobbiamo sempre ricordare, lo voglio dire da italiana, che molto del carico amministrativo e burocratico non viene spesso dalle regole comuni comunitarie, ma viene anche da un approccio legislativo ed istituzionale italiano. Quindi la semplificazione la dobbiamo pretendere dall'Europa, ma la dobbiamo saper praticare anche dal punto di vista italiano, con semplificazione che deve essere adottata dal governo, semplificazione che deve essere adottata dalle regioni e dai comuni, perché il tema del carico burocratico amministrativo è un carico che si distribuisce tra i diversi livelli amministrativi e quindi, come lo pretendiamo dall'Europa, dobbiamo essere all'altezza anche noi di farlo e di praticarlo come regioni, come città e come governo nazionale. Io credo che tutto ciò che indebolisce e mette in discussione il progetto del Partito Democratico sia da considerare come qualcosa di negativo, perché in questa fase anche difficile del Paese si dimostra che, se è possibile un'alternativa da costruire a questa maggioranza di governo, uno dei perni di questa alternativa deve essere il Partito Democratico, cambiato, rinnovato, anche in grado di aprire una fase nuova. E iniziative che possano mettere in discussione un percorso anche di progetto del Partito Democratico, perché l'eventuale creazione di un nuovo movimento, di un nuovo soggetto politico, non può essere considerata come una piccola questione per il PD. Quindi io la vedo con grande timore e con grande preoccupazione.